Bene, sono pronto per entrare in azienda. L'outfit mi sembra quello giusto, formale ma senza esagerare. E poi ho anche questo bel lasciapassare del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il mio mandante. Non mi ferma nessuno. Mi dici, si lavora per obiettivi, quindi ci si organizza, si può far da remoto, si può stare anche a casa, poi esatto. Però in azienda ci vieni, quante volte vieni a settimana? In azienda ci veniamo, ci vengo una volta a settimana. Ma te sei Claudio? Sì. Ma hanno parlato di te, sei quello che suona? Sì, dai, come passione diletto, ma sì, suono. No, che sei bravo, cosa fate, i Beatles? Sì. Ma me l'ha detto una collega, guarda io so tutto, eh. Dei Beatles? No, di me, di te che suoni i Beatles. Claudio, da quanti anni è che sei qua in azienda? 17 anni. 17 anni, pazzesco. Senti, però è divertente questa faccenda del portare i bambini al lavoro. Come funziona? Si possono tranquillamente portare, poi almeno distruggono la sede, non casa, quindi secondo me potrebbe anche essere utile. No, scherzi a parte, si può fare senza ovviamente bisogno di mandare documenti protocollati all'ufficio protocolli e via discorrendo, quindi se una necessità viene direttamente col bambino, beggia come un qualsiasi giorno lavorativo, sale al piano e bon, e c'ha il bimbo con sé. Sotto quell'aspetto lì facciamo squadra l'azienda e io, cioè sotto quell'aspetto se tu dai, ottieni. In quello l'azienda mi dà la tranquillità e la serenità di poter avere un nido all'interno dell'azienda di un certo tipo, senza nulla togliere a quello che potrebbe essere qualsiasi altra tipologia di nido. Ma questo mi dà quella tranquillità e quella serenità che poi io ribalto poi sicuramente sull'ambiente lavorativo. Quindi Ivana, mi vuoi dire che hai sentito la differenza fra il prima e il dopo, diciamo le maternità che hai vissuto nella vecchia azienda e l'ultima maternità? Confermo, guarda, assolutamente sì. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Sono stata contattata dal responsabile HR che mi ha ovviamente fatto le congratulazioni, ma mi ha poi descritto tutte le pratiche che dovevo mettere in atto nei mesi in cui lavoravo da donna gravida e descrivendomi anche il momento in cui, dopo la maternità, quando rientravo, tutte le opportunità che venivano offerte ad una donna, a una insomma, mamma, con un neonato, con un bambino piccolino. E devo ammettere che stentavo a credere che a parole corrispondessero fatti, e invece è stato proprio così. La persona è qualcosa di più e di altro e di più ricco di quanto non possa essere professionista. Quindi bisogno della persona significa avere la possibilità di scegliere la propria vita anche fuori dall'ambito lavorativo, non solo, e quindi la possibilità di scegliere la maternità, la possibilità di non scegliere la maternità, la possibilità di sposarsi, la possibilità di non sposarsi, la possibilità di vivere o di convivere o di non farlo. Cioè, ma noi non possiamo non tener conto dei bisogni della persona. Se vogliamo che la relazione, la qualità della professionalità tenga dentro anche questa dimensione, che è la qualità della vita del professionista. Non so se mi sono spiegata. Eleonora, buongiorno! Buongiorno! Sarei venuto a parlare la busta paga. Per prima cosa bisognerebbe presentare un curriculum e magari anche lavorare. Va bene, no, dai, era per scherzare un pochettino con te che sei amministrativa. Ma di buste paga ti occupi? Sì. E in generale adesso in questo momento dell'anno che cosa no, c'è? No, in questo momento ci concentriamo più sulla chiusura del bilancio,
consuntivo e dall'altro lato quello preventivo. Quindi è il momento degli straordinari? Sì. E come fai con la vita, i tempi, hai famiglia? Sì, 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 siamo in quattro, con due figli, una ragazza a inizio adolescenza e un bambino, un ragazzino di quinta, che sta facendo la quinta elementare, quindi sì, insomma, tempi diversi. Poi c'è sempre anche qualche attività oltre la scuola, qualche appunto attività sportive, qualche festina. Allora, bisogna essere bravi, bisogna essere organizzati, poi dall'altra parte bisogna avere un supporto per poterlo fare, quindi non basta a volte essere organizzati, bisogna avere un supporto, cosa che noi qui in azienda abbiamo. Non ragioniamo secondo la, come dire, la ormai anacronistica ottica presenzialista, ma ragioniamo molto per obiettivo. E ho avuto l'opportunità di studiare perché ho un contratto particolare, lavoro 2 giorni a settimana in filiale, gli altri 3 invece sono da casa o in base alle esigenze dei miei clienti li seguo al di fuori del contesto prettamente di filiale e in base ovviamente agli appuntamenti che prendo con loro ho del tempo libero e quindi lo gestisco diversamente rispetto a chi classicamente ha l'orario standard di filiale. Ma cosa fai nel tempo libero, se è lecito sapere? Beh, sì, assolutamente. Yoga, meditazione, leggo e vado a camminare. Yoga, meditazione, lettura, cammino. Faccio la bella vita. Io gioco nella squadra dell'azienda, normalmente faccio competizione con la squadra dei sindacati e il nostro risultato migliore è quando pareggiamo, perché vuol dire che abbiamo raggiunto entrambi un risultato, entrambe le squadre un risultato. E quindi tu sei negli 11 con la casacca di un colore e loro gli 11 nella casacca, sì, dell'altro, in realtà, colore. Siamo 72.000 da una parte e 72.000 dall'altra parte, perché in realtà sia noi come azienda sia il sindacato rappresentiamo i 72.000 dipendenti dell'azienda. Mai, allora? Si è addormentata? Così pare. Oh, bene. Anna, questa è la tua? Terza. La terza, ormai sei abituata. Una veterana. Però è carina questa cosa di una sala dove c'è anche questa poltrona tutta ergonomica che va bene per allattare, tipo una nursery aziendale. Sì, è la nostra sala allattamento. Io la trovo una rappresentazione proprio della cultura dell'azienda. È proprio una cosa che spiega alle persone che i bambini qui sono i benvenuti. Eh beh, certo. È normale allattare, è normale venire in ufficio con i bambini se ce n'è bisogno. Quindi per me è uno spazio prezioso di questa azienda. Quindi c'è un pacchetto di denaro che finisce direttamente sul tuo conto? Non finisce esattamente nel conto, ma è su, diciamo, un conto virtuale, cioè un portale dal quale uno può scegliere come appunto investire questa somma annua che l'azienda ci mette a disposizione. E cos'è, una quattordicesima, una quindicesima? Esatto, concetto da un punto di vista di sensazione di chi la riceve, sì, esattamente, è una cifra importante che si può destinare a una serie di spese, davvero tantissima scelta. Tu cosa ci hai fatto? Io non ho tanta, in realtà non ho tanti dubbi, appena arriva lo investo per le spese delle scuole delle mie figlie. Esattamente, tutto è partito da lì, perché con Intercultura sono potuta andare, ho avuto questa opportunità di andare un mese nell'Università del Maryland. E questo mi ha dato lo spunto poi per gli anni successivi per ripetere questa esperienza all'estero. Infatti l'anno dopo sono andata nel Regno Unito, l'anno dopo ancora in Cina e l'anno prossimo andrò a Boston. Però è curiosa questa cosa, Intercultura si chiama, cos'è, un'iniziativa della scuola? E non esattamente, è un'iniziativa che ci ha offerto l'azienda dove lavora la mamma, ha offerto ai figli dei dipendenti questa ottima opportunità di trascorrere un periodo all'estero tramite una borsa di studio. Scusami se mi permetto, tutta questa faccenda qua te la gestisci da sola, hai un compagno che ti dà una mano? Allora sì, Stefano è il mio compagno, con lui abbiamo fatto un altro progetto di vita e quindi l'ho spedito in Portogallo questo perché gli ho detto intanto tu vai là perché quando io sarò in pensione ti raggiungo. Ah.
questa è ormai lui è da 3 anni, però quando viene a casa mi aiuta assolutamente, lui mi aiuta. Da quant'è che siete insieme? Da 20, non mi ricordo se 23 o 24 anni, forse glielo dovrei chiedere. È ora di regolarizzare. Ma infatti questo potrebbe essere un buon progetto, visto che appunto quest'anno c'è un altro punto importante nella mia vita, compio 60 anni e potrebbe essere anche... 60 anni di sposi? Mi sposo, facciamo una bella festa musicale. Aggiungo una cosa, non dimentichiamoci che poi molto spesso noi, oltre a essere genitori, siamo anche fratelli, siamo nipoti, siamo figli, e non siamo solo papà, siamo anche caregiver, magari abbiamo qualcuno del quale prenderci cura, che non è per forza un figlio piccolo, e la flessibilità poi ti aiuta anche in questa direzione. Perché quando si parla di flessibilità si pensa sempre al hobby, faccio qualcos'altro oltre il mio lavoro, dei altri interessi, però non c'è solo questo, c'è anche una parte, una sfera familiare, magari molto spesso delicata, che va affrontata, e avere la flessibilità significa proprio questo.